Il 24 agosto scorso, la foto scattata da una dodicenne è stata nominata come la migliore immagine del mostro di Loch Ness di tutti i tempi. Charlotte Robinson soggiornava a Loch Ness Island Lodge quando nel primo giorno della sua vacanza Nessie apparve a circa 50 metri di distanza. Si dice che la creatura leggendaria sia emersa per circa un minuto, prima di riapparire 7 minuti dopo 3 metri più avanti, ma per meno di 60 secondi. La leggenda sul mostro di Loch Ness trova le più antiche origini in Scozia. Nessie, chiamato così dalla popolazione del posto, viene descritto come un enorme dinosauro marino che vive nelle profondità di un lago, e si racconta che il mostro attacchi tutti coloro che provino ad esplorarlo. Uno dei primi avvistamenti di Nessie risale al 565 d.C., quando un vescovo, visitando i villaggi costieri, assistette al funerale di un uomo che era stato assalito da un mostro chiamato Nisaeg. Nel 1932, un albergatore aveva visto Nessie tuffarsi e nuotare tra le acque, ma nessuno gli credette. Una delle più famose apparizioni è quella del 22 luglio del 1933, secondo la quale i coniugi Spicer la videro tuffarsi nell'acqua, con in bocca un animale catturato. La notizia fece il giro del mondo e il lago fu preso d'assedio da turisti, giornalisti e scienziati. Nel 1934, un fotografo scattò la prima vera fotografia dell'animale. La esaminarono gli esperti della Kodak e ne garantirono l'autenticità. Nello stesso anno, un altro uomo riuscì a ritrarre Nessie. Era la prima fotografia sufficientemente nitida e fece il giro del mondo. A causa della guerra mondiale Nessie fu accantonata, ma l'interesse riprese nel 1966, quando qualcuno riuscì a riprendere il mostro. Il filmato fu giudicato autentico dagli esperti, che dissero che si trattava di un oggetto lungo molti metri, che avanzava con un movimento ondulatorio. Nel 1969 l'Università di Birmingham organizzò una spedizione scientifica presso il lago e con i loro sonar rivelarono la presenza di grossi animali che nuotavano a grande velocità sul fondo del lago. Fu escluso che si trattasse di un gruppo di pesci. Questo fatto avvalora l'ipotesi che Nessie non sia sola. Molta gente si reca sul posto ancora oggi per scoprire nuovi dettagli sull'esistenza del mostro e per scattare fotografie. Ed è proprio quello che ha fatto Charlotte. Era in vacanza con i suoi genitori, la madre Kate, 41 anni, analista di business intelligence, e il padre Dave, 52 anni, operaio. Erano le 19 di venerdì 24 agosto, quando Charlotte affermò di aver visto la creatura e subito scattò una fotografia. «C'era qualcosa nell'acqua, a circa 50 metri dalla riva. Ho scattato una foto. Aveva un collo lungo e una testa a forma di uncino», ha dichiarato Charlotte. «Ho immortalato quello che ho visto. Era nero. Non so quanto fosse lontano precisamente. Non sono brava a giudicare le distanze». Ma dopo circa un minuto è scomparso e poi è ritornato di nuovo in un posto diverso. «Era la seconda volta per meno di un minuto. Ho sempre creduto nell'esistenza di Nessie, ma volevo la dimostrazione. L'ho sempre immaginata avere un lungo collo e pinne. Ho visto qualcosa, ma non sono sicura di cosa». La mamma di Kate non credeva alle parole di Charlotte quando le disse di aver scattato una foto di una creatura nel lago. Ma quando vide la foto, cambiò idea e anche lei vedeva che c'era qualcosa. L'esperto di Nessie, Steve Feltham, ha dedicato la sua vita a risolvere il mistero del mostro di Loch Ness negli ultimi 27 anni. È rimasto sbalordito dall'immagine. «Sono talmente emozionato da questa fotografia. È la migliore di Nessie», ha affermato Feltham. Il 55enne è riconosciuto dal Guinness dei primati per aver resistito a più a lungo negli appostamenti continui vicino al lago per verificare l'esistenza del mostro. «C'è chiaramente un oggetto solido nel lago, molto nitido e merita ulteriori studi. Potrebbe esserci una spiegazione banale per spiegare la foto, ma quest'anno ci sono stati molti avvistamenti. Grazie alla foto fantastica di Charlotte si crede molto di più di aver finalmente quasi risolto il mistero di Loch Ness. Ci sono stati 4 avvistamenti registrati quest'anno. L'ultimo scorcio precedente di Nessie è avvenuto il 5 agosto alle 9:38, quando una famiglia di visitatori abituali della zona era in vacanza.
è stato accettato dal registro ufficiale degli avvistamenti dei mostri. Durante il viaggio guardarono il lago e notarono sulla superficie dell'acqua una strana increspatura. Sembrava di colore marrone scuro, un po' come una barca rovesciata. Hanno rivisitato l'area in barca nel pomeriggio stesso e non c'era nulla del genere in quella zona. Il terzo avvistamento dell'anno del mostro leggendario fu accettato anche dal registro ufficiale di Nessie. Recentemente è stato effettuato un campionamento del DNA per scoprire organismi precedentemente non registrati a Loch Ness. Tuttavia, il professor Neil Gemmell, uno scienziato neozelandese che guida il progetto, ha affermato di non credere in Nessie, ma è sicuro di trovare codici genetici di altre creature. La spiegazione biologica potrebbe essere trovata per spiegare alcune delle storie sul mostro di Loch Ness. Ha detto: «Non sarebbe sorprendente se trovassimo qualcosa di straordinario durante la nostra indagine. C'è qualcos'altro, forse qualcosa di insolito, come un pesce gatto gigante. O una specie sconosciuta alla scienza. Sembra improbabile, ma chi lo sa?» I risultati del progetto sono previsti all'inizio del 2019. Gli avvistamenti di Loch Ness Monster hanno stabilito nuovi record globali lo scorso anno. Gli 11 avvistamenti accertati di Nessie nel 2017 fino ad oggi sono stati i più interessanti dell'intero secolo. Spero che il video sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto, lascia un like. Fammi sapere cosa ne pensi tramite un commento. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima!